La connessione mente-muscolo è vista da molti come la base imprescindibile del bodybuilding. Essa rappresenta l'effettiva capacità di percepire, quindi di attivare, il distretto muscolare che vogliamo allenare. Molti stalli della crescita e molti muscoli carenti derivano proprio da un'incapacità di generare tale connessione. Ma di cosa si tratta realmente? Quali sono i vantaggi e quali tecniche ci aiutano ad ottenerla? Ok ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi parleremo di connessione mente-muscolo, attivazione muscolare, queste tematiche qua, questi argomenti un po' che generano un po' di dubbi, perché effettivamente che cosa intendiamo quando parliamo di connessione mente-muscolo? Che cos'è la connessione mente-muscolo? Che cos'è l'attivazione muscolare? Perché dovremmo ricercarla? Che vantaggi ci dà? Come ricercarla? Effettivamente dobbiamo ricercarla? Ecco, questa è un po' la tematica che affronteremo oggi e che avete scelto voi nel sondaggio che ho fatto qua su YouTube nella nostra community. Prima di iniziare però, ragazzi, siete iscritti a questo canale? Perché molte delle persone che ci seguono effettivamente non sono iscritte al canale. Uno dei commenti che vengono fatti più di frequente è: perché questo canale ha così pochi iscritti? Ecco, effettivamente io lo dico poco, però iscrivervi al canale ci dà veramente un grande beneficio. Quindi se vi piace questo progetto, se vi piacciono questi video, mettete like a questo video. Se mettete like noi continueremo a farne, e soprattutto iscrivetevi al canale, condividete, insomma sono strumenti che avete a disposizione per darci una mano e per incentivarci a fare anche più video il più possibile. Quindi iscrizione, like al canale, e noi torniamo al nostro argomento, connessione mente-muscolo. Nel discorso, che cos'è questa connessione mente-muscolo? Ecco, normalmente si parla di una connessione, in qualche modo di una sensazione della capacità di attivazione del muscolo. In realtà il muscolo viene attivato, non puoi non attivare un muscolo. Se fai una panca piana il petto si attiva, se no non fai la panca piana. Quindi realmente che cos'è? La connessione mente-muscolo è l'effettiva percezione di lavoro che possiamo avere del muscolo target, ossia quando vado a fare una panca piana sento effettivamente il petto, lo percepisco lavorare. Ci avrete fatto caso sicuramente, ci sono dei momenti in cui vado a fare un certo macchinario per il petto e sento tutto tranne il petto, quindi non lo sento lavorare anche se inequivocabilmente sta lavorando, e ci sono invece alcuni esercizi in cui sento veramente quella sensazione in cui le fibre muscolari vanno a contrarsi, si allungano, si accorciano, lo sento molto molto bene. Questo che diciamo normalmente: ah, qua sento veramente tanto il petto, qua non lo sento tanto bene. Ecco, la connessione mente-muscolo è l'effettiva capacità di percezione che non è on off, bianco e nero, ma ha delle gradazioni, e quello che cerchiamo di fare è di sentire effettivamente la massima capacità possibile questo muscolo. Cioè più lo sentiamo il muscolo target, meglio è. Perché lo dobbiamo sentire? Perché questa sensazione è un'effettiva testimonianza del fatto che il distretto muscolare target stia partecipando allo schema motorio con la massima percentuale di lavoro possibile. Che cosa intendiamo con questo? Prendiamo l'esempio di una chest press, una panca piana, una spinta per il petto. Ecco, nella spinta per il petto abbiamo diversi distretti che intervengono. Abbiamo il petto, logicamente, il prime mover, il distretto che vogliamo attivare maggiormente. Poi abbiamo i nostri tricipiti che intervengono, le spalle in generale, spalla intesa sia come muscoli superficiali, quindi deltoidi, sia come muscolatura profonda in stabilizzazione. Abbiamo anche gli adduttori scapolari, i depressori scapolari, quindi tutta una serie di muscoli del back che intervengono. Quindi ci sono tanti distretti che intervengono. Tanti distretti che non possiamo togliere, a meno che voi non andiate a togliere anatomicamente e chirurgicamente questi distretti muscolari, parteciperanno, quindi non dovete cercare di non farli partecipare, hanno un ruolo. Ecco, in questo ruolo che hanno possono avere un coinvolgimento più o meno ampio, ossia noi possiamo attivare il petto, numeri a caso, un 70% per contribuire al sollevamento, come anche un 80%, come anche un 60%, insomma c'è una certa percentuale di lavoro che il petto può sobbarcarsi per partecipare al movimento. Il movimento, attenzione, non cambia, la forma è perfetta, però a parità di forma il coinvolgimento del petto può essere più o meno ampio. Facciamo un altro esempio degli stacchi a gambe semitese. Ecco, negli stacchi a gambe semitese va a partecipare tutta la catena cinetica posteriore. Se vogliamo farlo per massimizzare il coinvolgimento dei glutei, allora noi sappiamo che i glutei possono intervenire in maniera più o meno ampia. In base a cosa? In base alla connessione mente-muscolo ed altri fattori che vedremo, però alla nostra effettiva capacità di reclutamento. Cioè possiamo decidere effettivamente in maniera proattiva di coinvolgere di più o di meno i glutei in base al nostro comportamento e a dei lavori che adesso andremo a vedere. Quindi è questa la connessione mente-muscolo, cioè la volontà all'interno di un certo schema motorio di andare a
colpire e far partecipare alla massima percentuale possibile il distretto target, che non deve essere necessariamente per esempio i glutei negli stacchi a gambe semitese, perché vorremmo magari far partecipare un po' di più i femorali quanto piuttosto gli erettori spinali, però generalmente prendiamo per esempio i glutei. Quindi la volontà di farli partecipare nella massima percentuale possibile che non mi porti poi a inficiare lo schema motorio. Per esempio, se voglio far attivare al massimo i quadricipiti in uno squat, avrò una certa percentuale. Se sforo quella percentuale, quindi l'estensione del ginocchio ha una percentuale troppo ampia rispetto all'estensione dell'anca, finisco a fare praticamente un sissy squat, quindi mi butto all'indietro, anche peggio, insomma mi faccio male. Quindi ogni schema motorio può avere, può essere fatto con delle combinazioni differenti di coinvolgimento dei diversi distretti muscolari che partecipano, generalmente gli agonisti, ovviamente in maniera minima, ci sono delle piccole percentuali, però sono effettivamente rilevanti. Se non ne siete sicuri, immaginate un pendolo, ok? Un pendolo con un'asta rigida, quindi non un filo, un'asta rigida. Ecco, se io ho questo pendolo, immaginatelo così, io posso andarlo a fare muovere, si muoverà lungo questa linea, non può andare a salire perché quest'asta è rigida. Ecco, se io vado a dare un colpo in questa direzione, il pendolo si muoverà, farà questo tipo di movimento. Ma se io vado a dare un colpo in questa direzione, che cos'è che succede? Questo mio colpo si traduce in un vettore forza che va in questa direzione più un vettore forza minimo che va in questa direzione, che sarà quello che agirà per far muovere il pendolo. Stessa cosa se vado un colpo in questa direzione qua, questo colpo si tradurrà in un vettore forza che va in questa direzione, quindi si scarica sulla nostra asta, e un vettore forza che sarà più piccolo rispetto a quello che avrei spianando di qua, che va in questa direzione e me lo fa muovere. Quindi sostanzialmente io questo pendolo vede uno stesso identico movimento sia se lo colpisco di qua, sia se lo colpisco di qua, sia se lo colpisco di qua. Questo per dire cosa? Che la partecipazione dei distretti muscolari può essere diversa a livello percentuale anche a parità di schema motorio e risultante finale. Quindi questo è il nostro concetto. La connessione mente-muscolo interviene perché? Perché nel momento in cui io vado a fare bodybuilding non ricerco uno stress sistemico del corpo, quasi mai lo ricerco, ma ogni esercizio lo va a identificare per massimizzare lo stimolo su un distretto che è il distretto target. Questa è la cosa più comune, poi ci sono delle eccezioni, però è quello che ci interessa. E questo ci porta a un altro discorso, ossia che la connessione mente-muscolo non è l'isolamento muscolare. Io non voglio isolare, l'unico modo per isolare, come detto, è staccarmi chirurgicamente tutti i distretti che partecipano ad un'alzata e cercare di far lavorare soltanto il petto, cosa che non riuscirò a fare perché tutti gli altri muscoli sono fondamentali per dare una stabilizzazione. Quindi non stiamo parlando di isolamento, stiamo parlando piuttosto di attivazione muscolare, cioè vogliamo attivare e vogliamo attivare con la massima percentuale di partecipazione possibile. Di nuovo, non posso non attivare, avrò un'attivazione, però voglio un'attivazione massima, una partecipazione, ecco, più che attivazione. Sono termini molto tricky quelli da identificare, però spero di aver fatto passare il concetto. Ok, benissimo, Ludo, ma perché io voglio connettere? Perché io voglio attivare? Cioè, se io effettivamente faccio un'altra cosa, io trovo uno schema motorio, comunque una partecipazione che va a scaricare su più distretti muscolari questo coinvolgimento, ok? Quindi io sostanzialmente ho una maggior percentuale divisa su più distretti muscolari, risulterà un'alzata più potente, quello che si fa nel powerlifting. Quindi io vado a caricare di più, cioè metto più chili sul bilanciere, avrò più stimolo. Ecco, questo in realtà non è corretto, perché nel bodybuilding quello che voglio fare è avere uno stimolo massimo per il distretto muscolare, quindi distretto target, ma non solo, io voglio avere uno stimolo massimo a fronte di un minimo stimolo esterno, cioè più riesco a caricare internamente il distretto muscolare senza caricare esternamente, quindi non sto dicendo caricare poco in generale, sto dicendo a parità di RM, per esempio una leg extension, un 10 RM, ecco, più io riesco a mettere in crisi i miei quadricipiti, quindi farli cedere sul 10 RM a fronte di un carico esterno basso, meglio andrò a stimolare. Perché? Perché vado a stimolare tanto, li porto sempre a cedimento sulle 10 ripetizioni, quindi quello è un 10 RM, ma per raggiungere il 10 RM sui quadricipiti, lo stimolo esterno, il carico esterno è più basso. Di nuovo, una panca piana, se riesco a raggiungere il mio 10 RM con un carico esterno basso, purché sia ottenuto logicamente con un massimo coinvolgimento del petto, a parità di tempo, a parità di tilt, non sto parlando di questo, sto dicendo un discorso di attivazione muscolare. Io più riesco a reclutare un distretto e a evitare il reclutamento di altri distretti muscolari, più raggiungerò il cedimento presto. Ecco, più lo faccio, quindi caricando poco fuori, più avrò stimolato, perché il petto sarà andando sempre a cedimento per il suo 10 RM, ma per raggiungere il cedimento sul 10 RM, scaricando sugli altri distretti e facendo sobbarcare il petto di più carico,
ecco, automaticamente avrò caricato di meno da un punto di vista esterno. Quindi sì, avrò caricato di meno, avrò fatto meno carico esterno a parità di RM, a parità di stimolo, che è un vantaggio perché andrò a recuperare più velocemente, cioè non disperdo energie. Vedetela in questo senso: voi avete un tot di mana che potete utilizzare, no? Nei videogiochi, nei GDR si utilizza la mana, la magia. Ecco, avete questo tot di mana che potete utilizzare, più, cioè meno ne consumate per raggiungere gli stimoli che vorrete raggiungere, più ne avete per recuperare velocemente e ritornare a un nuovo allenamento. Questo è il discorso generale. Quindi per questo si dice molto spesso che il bodybuilding in realtà è uno sport a chi carica meno. Ossia, se io riesco a ottimizzare così tanto la forma, e di nuovo non sto parlando del tempo del tute, vado super lento per caricare poco, ma sto parlando di forma, se riesco a ottimizzarla così tanto da raggiungere il cedimento con meno carico esterno, diamine, ho fatto tanto, ho veramente fatto tanto. E questo si ottiene per esempio anche, per fare un altro esempio, sull'hack squat, nel grippare molto in spinta sui quadricipiti. Se notate i video su Instagram che ho fatto, potete vedere che i miei talloni si sollevano leggermente quando vado in basso. Questo sia per un discorso di mobilità della caviglia, sia per il fatto che grippando soprattutto sulle punte ho un maggior coinvolgimento dei miei quadricipiti, quindi riesco a scendere e non mi serve mobilità della caviglia, semplicemente perché quel tratto del piede non è coinvolto nel movimento. Io sto grippando sulle punte. Perché? Perché sul mio hack squat la partecipazione dei quadricipiti è massima e i glutei intervengono veramente poco. Quindi, ovviamente, questo comporterà un carico esterno inferiore, che adesso sta a 2,50 sul Cybex, di cui sono abbastanza proud. Non è granché, però sono piccole conquiste, però automaticamente mi toglie parte del carico esterno. Ma non importa, perché l'impatto sul recupero sarà inferiore, perché il loading esterno è inferiore. Quindi spero di aver fatto passare bene questo discorso. Benissimo, quindi stimolo interno massimo, stimolo esterno minimo, più recupero, rapporto stimolo, stimoli, recupero superiore, più adattamento, cioè cresco di più, divento più grosso effettivamente. Ma allora come lo posso fare? Come possiamo effettivamente migliorare questa nostra attivazione, questa nostra connessione mente-muscolo? Allora, il primo discorso che faccio generalmente parte dalla comprensione di quello che è lo schema motorio. Io faccio normalmente questa distinzione, parto dall'esercizio, che è per esempio panca piana, pull-lay basso, hack squat, eccetera. Dall'esercizio devo nucleare uno schema motorio. Uno schema motorio, cioè un'effettiva esecuzione di quello schema, cioè la panca piana, quanto sto largo o stretto con la presa, quanto adduco o meno le scapole, quanto le deprimo, quanto arco faccio, sull'hack squat qual è esattamente il mio grip, qual è esattamente lo stance, quanto scendo. Questi sono schemi motori, cioè un esercizio, una famiglia, ci sono tanti modi per fare un esercizio, vado a nucleare quello più adatto a me, più corretto anche. Una volta che ho trovato questo schema motorio, ecco, posso iniziare a lavorare su questa connessione mente-muscolo. E generalmente il modo per farlo è capire anatomicamente che cosa sta succedendo, cioè come interviene il distretto muscolare, come lavora il distretto muscolare. Quando vado a fare un hack squat, che cosa fanno i miei quadricipiti? Estendono il ginocchio, quindi tutti i lavori di stabilizzazione e di estensione dell'anca che possono essere scaricati sul pad dietro, posso andarli ad evitare come? Andando a grippare di più sulle punte. Ho fatto un post su Instagram, se non mi seguite, diamine, seguitemi su Instagram perché faccio post dannatamente interessanti. Ho fatto un post su Instagram in cui ho spiegato come attivare meglio e connettersi meglio sul gran dorsale quando faccio un pull e unilaterale. Il discorso è semplicemente capire l'anatomia del gran dorsale, che quando si inserisce sull'omero in realtà lo spinge in basso, il movimento rotatorio si crea per un momento di forza di rotazione attorno alla spalla, banalmente, quindi all'articolazione glenoomerale. Una volta capito questo, idea, invece di pensare di portare il gomito indietro, che mi porta inevitabilmente a attivare gli adduttori della scapola, in minima parte anche il trapezio, penso a portare il gomito in basso. E se lo porto in basso, questo che cosa fa? Non è che può andare in basso a fanculo da quella parte, non si può dire fanculo, comunque da quella parte, in quella direzione, ma lo porto in basso e questo automaticamente andrà indietro, perché è l'unica cosa che può realmente fare. Caricherò molto meno, ma il gran dorsale sarà veramente al centro dell'attenzione, ci sarà poco intervento da altri distretti. Questi sono alcuni esempi, andremo e andiamo più nello specifico, stiamo andando più nello specifico nella nostra Academy su Rhino Nation, il link lo trovate in descrizione, c'è anche un video in cui spiego che cos'è Rhino Nation se siete interessati, i nostri log, i video esclusivi, i webinar mensili che facciamo, insomma tutto il popocchio, cioè quel video andatevelo a vedere, qua sotto trovate il link in descrizione per approfondire la nostra Academy. Ora, una volta che abbiamo trovato gli schemi motori, lo schema più adatto, abbiamo capito l'anatomia, abbiamo utilizzato dei movimenti di propriocezione
passione per capire esattamente come attivare il distretto potrebbe non essere sufficiente. Per esempio, i distretti che sia da un punto di vista anatomico sia da un punto di vista generale sono carenti, non riusciamo ad attivarli bene o comunque vorremmo stimolarne di più, possiamo utilizzare degli escamotage in qualche modo, ossia i lavori e gli esercizi di preattivazione. Anche di questo ho parlato a fondo nella nostra Academy. Di cosa si tratta? I lavori di preattivazione sono semplicemente dei lavori che vengono fatti prima a livello di mobility, a livello di percezione, proprio percezione di risveglio muscolare, per sentire e agganciarsi al muscolo. Quindi lo vado a sentire, lo vado a percepire anatomicamente, quando vado a fare il mio esercizio, che sia anche un compound, riesco a sentirlo e percepirlo molto bene, proprio perché ho fatto questi lavori di risveglio muscolare prima. Per quanto riguarda invece gli esercizi di preattivazione, questi sono esercizi veri e propri. Attenzione, di nuovo, non sono esercizi di isolamento, sono esercizi di attivazione, di preattivazione, quindi esercizi in cui sento il distretto muscolare, mi tocco sempre il petto perché è più facile farlo capire, perché non mi posso toccare la schiena, comunque può essere riferito a qualsiasi distretto. Sono esercizi in cui io riesco a sentire bene il distretto muscolare, quindi quando andrò al compound successivo, all'esercizio che sia efficace ma non lo sento così bene, lo sentirò e lo percepirò molto meglio. Quindi l'inserimento di questi lavori o esercizi migliora drammaticamente quella che è la resa della mia sessione di allenamento, che, attenzione, vuol dire caricare di meno, ma di nuovo sappiamo che stiamo caricando di meno, ma stiamo caricando di più sul distretto muscolare, che è quello che realmente ci interessa. Ora, ultimo punto, prima di chiudere, perché so che ve lo state chiedendo, ne sono sicuro che ve lo state chiedendo, sia il discorso relativo a quelli che in Italia sono conosciuti come punti di contatto, quindi il discorso del sentire qualcosa all'esterno, quindi dei punti di contatto esterni, e non sentire il muscolo. Ora, in realtà, i punti di contatto, quello che normalmente viene chiamato esterocezione, quindi non è assolutamente niente di nuovo, è qualcosa che nello sport si fa quasi da sempre, perché da sempre no, però quasi da sempre, i punti di contatto, l'esterocezione, è una tecnica complementare a quella che è la propriocezione, quindi la sensazione, la connessione mente-muscolo, ossia sono due facce della stessa medaglia. Nella propriocezione io vado a sentire e percepire bene quello che sta succedendo internamente a me, quindi il muscolo come si muove, lo sento contrarre, lo sento allungare, riesco a sentire bene che partecipa in maniera massima, in maniera importante al lavoro che sto facendo. L'esterocezione invece prevede di concentrarsi su elementi esterni per standardizzare e migliorare la forma. Quindi, per esempio, nel momento in cui vado a fare un pulley, per evitare di buttarmi troppo all'indietro, una cosa che posso fare quando il carico è importante, perché ricordate sempre che il nostro corpo cercherà sempre di semplificarci la vita, quindi di ricercare una connessione quanto più sistemica possibile, ecco, per evitare, per esempio, di buttarmi troppo all'indietro, ho un pad davanti, io mi figuro di entrare nel pad, quindi mi concentro sulla sensazione del pad sul mio petto, quindi non penso di buttarmi all'indietro o non penso di tirare a me quello che sto tirando, ma penso di aggrapparmi a un oggetto inamovibile e di spingermi addosso al pad. Questo mi permetterà di stare veramente proiettato in avanti e non buttarmi indietro coinvolgendo atti distretti. Quindi, di nuovo, non è che è o l'uno o l'altro, sono due facce della stessa medaglia. Dobbiamo essere in grado di andare ad utilizzare tutti i tool a nostra disposizione per standardizzare la nostra forma e massimizzarla, quindi massimizzare l'intervento del distretto muscolare che vogliamo attivare. Ragazzi, questo è tutto per oggi. Qualsiasi domanda qua sotto, come sempre in descrizione, sarò ben lieto di rispondere. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi ricordo sempre di lasciare un like se vi piace il progetto, di condividere il video se vi è piaciuto e di iscrivervi al canale per supportarci. Ci date veramente una grande mano, ci fate capire che dobbiamo continuare a insistere con questi video invece di chiuderci su Rhino Nation e fare tutto tra le nostre mura. Quindi con questo vi ringrazio e vi rimando al prossimo video.